ci sono 10 miti a sfatare su Alitalia. La compagnia è un carrozzone pubblico? Falso. L'azienda è completamente privata da 10 anni, vale a dire dal 2009, quindi anche più di 10 anni. Dal 2014 al 2017 sono stati accumulati debiti per oltre 3 miliardi di euro. Secondo punto, lo Stato ha buttato 9 miliardi in 20 anni. Falso. Nessuno mette in conto che un'azienda che fattura 5 miliardi di euro l'anno paga solo di IVA 1 miliardo di euro. Inoltre versa anche l'IRPEF sugli stipendi dei dipendenti. Quindi se contiamo quanto l'azienda ha versato nelle casse dello Stato, tra IVA e IRPEF, ci rendiamo facilmente conto che è stato un affare e non una perdita per la collettività. Terzo, Alitalia è un baraccone inefficiente. Falso. L'Alitalia è la compagnia più puntuale al mondo. Io capisco che qualcuno possa sorridere, ma è comunque la compagnia più puntuale al mondo. Il problema è tutto nelle forniture, che in questi anni non sono state regolamentate, sono fuori mercato. Esperti nella gestione delle aziende e soprattutto delle compagnie aeree hanno calcolato che nel bilancio ci siano circa 650 milioni di costi non imputabili ad attività di volo. Le prime quattro voci di bilancio di una compagnia aerea sono il carburante, il leasing, la manutenzione, il personale. Ebbene, tutte le forniture di carburante, leasing e pezzi di ricambio sono regolarmente fuori mercato, contribuendo ad alimentare un passivo di centinaia di milioni di euro. Arriviamo al quarto punto. I dipendenti di Alitalia sono troppi. Lo dice anche mia mamma. Falso! Falso! Se consideriamo il rapporto tra dipendenti ed aerei, ci accorgiamo che l'Alitalia è la compagnia più competitiva d'Europa. Le low cost, certo, non assumono il personale a tempo indeterminato, ma si relazionano con delle agenzie interinali, questo ormai lo sanno tutti, con base ovviamente in Irlanda. Affittano il personale, insomma, ad esempio, a bordo di un aereo di una nota compagnia low cost, solo 2 su 6 membri di equipaggio risultano assunti dalla compagnia aerea. Il resto è alle dipendenze appunto di una agenzia che affitta il personale. Se invece consideriamo le maggiori compagnie europee, vediamo che impiegano mediamente da 100 a 120 addetti per aeromobile. Basta una semplice calcolatrice per scoprire che con 118 aerei l'Alitalia ha 10.600 dipendenti e quindi è sotto il livello delle altre compagnie aeree. Quinto punto, i dipendenti dell'Alitalia guadagnano troppo. Anche questo mia mamma sempre lo dice. Falso, falso. Il salario di un pilota Alitalia è ampiamente al di sotto di quello delle altre compagnie europee, persino al di sotto di quello delle compagnie low cost. Sesto punto da sfatare. Senza l'Alitalia il paese si muove lo stesso. Falso! Il paese ha bisogno di coprire alcune tratte per la sua conformazione geografica del tutto particolare e anche di difficile copertura, con grandi isole da servire, la Sicilia, la Sardegna. Le compagnie aeree non possono essere obbligate a volare su alcuni settori, su alcuni tratti di territorio, a meno che lo Stato non le sovvenzioni con soldi pubblici. I voli all'Italia sono quindi considerati servizio pubblico essenziale. La parola chiave è proprio questa. Essenziale. Settimo punto, i privati funzionano meglio dello Stato. A volte è vero, in questo caso è falso. Quando lo Stato era azionista, anche se di minoranza, l'azienda fatturava circa 5 miliardi e perdeva 350 milioni di euro l'anno, praticamente il 7% del fatturato. Durante la gestione privata, ahimè, bisogna comunque constatare la realtà, perdevano 600 milioni in anno con un fatturato di 2.400 milioni, praticamente il 25% del fatturato. Senza contare che lo Stato dava lavoro a 24.000 persone. Oggi l'azienda, tanto per avere un quadro, è composta da 11.000 unità, meno della metà dell'epoca. Eccoci qui all'ottavo punto, gli stranieri gestiscono meglio degli italiani. Falso! La gestione di Etihad, gli Emirati Arabi, si è rivelata, se possibile, peggiore di quella precedente, che invece era tutta italiana, quella del CAI. Dal punto di vista aeronautico, l'Italia è uno dei paesi più apprezzati del mondo, ha una tradizione aviatoria bestiale. Tralasciamo il fatto che gli arabi hanno letteralmente depredato l'azienda con una serie di operazioni su cui sta indagando la magistratura, anche questo dovrebbe farci pensare.
Nono punto, l'Alitalia è fallita perché non sta sul mercato, che è un'altra utopia che si diffonde nel tempo e nello spazio. È falso, è falso. L'azienda è stata vittima dell'ennesimo episodio di bancarotta fraudolenta. I proprietari che hanno acquistato la compagnia hanno dovuto fare soldi sull'Alitalia, non dall'Alitalia, non con l'Alitalia. In pratica, chi la comprava faceva soldi proponendosi come fornitore di carburante, di aerei, in leasing, di manutenzioni. L'Alitalia è fallita anche per questo. Decimo punto, probabilmente più difficile da comprendere. Senza l'Alitalia i cittadini risparmierebbero un sacco di soldi. Falso, perché ci dobbiamo porre contestualmente, per capire se questa affermazione sia davvero fondata, quanto ci costerebbe non avere una compagnia di bandiera. Se, puta caso, l'Alitalia fosse comprata, che so, dalla Lufthansa, siamo convinti che avrebbe interesse ad arrivare anche nelle grandi isole già citate, Sicilia, Sardegna, piuttosto che nelle aree meno economicamente sviluppate, ma che comunque vanno servite. Siamo davvero convinti che la nostra capacità di trasporto e commercializzazione dei prodotti tipici, delle eccellenze italiane, sarebbe altrettanto efficace? Io ci penserei sopra. Oggi siamo qui davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha la competenza di sovraintendere ai destini, alle sorti dell'Alitalia, ma anche dell'intero comparto del trasporto aereo, perché il trasporto aereo è un comparto importante a prescindere dall'Alitalia e dalla compagnia aerea. Siamo qui davanti al Ministero, che è capitanato e gestito da Giorgetti, per fare un appello, perché l'Alitalia possa tornare ad essere una risorsa. L'appello conseguente è quello di mantenere i livelli occupazionali, ma non deve essere un intervento assistenzialista. Bisogna rilanciare la compagnia, se necessario fare nuove assunzioni per dare un senso a questo settore di cui l'Italia ha necessità. Dobbiamo tornare ad essere la nazione più capace di gestire il trasporto aereo.